Nietzsche è il Jacques dell'Occidente. Perché? Perché dovremmo parlare innanzitutto di Platone, perché Platone è l'Occidente. Voi pensate, parlate come Platone ci ha insegnato a pensare, a parlare. Prima di Platone non si parlava attraverso la logica. Prima di Platone non si diceva Iace è forte. Prima di Platone si diceva come il leone, così Iace. Si parlava per paragoni, per analogie, non per soggetto, predicato e complemento. Noi oggi parliamo per soggetto, predicato e complemento, quindi parliamo come Platone ci ha insegnato a parlare. Platone è quello che ha distinto, che ha inventato la logica, dove a livello logico si distingue il vero dal falso. In ambito morale si distingue il bene dal male. In ambito antropologico pensiamo di essere composti di anima e corpo. E quando troverete che questo discorso diventa difficile da comprendere, allora pensate al cristianesimo che tutti ci ospita, perché siamo tutti cristiani, sia quelli che credono sia quelli che non credono in Dio. Tant'è che la morte di Dio, Nietzsche non la fa annunciare dall'ateo, perché l'ateo è lì a discutere con chi crede in Dio che Dio non esiste. Il primo dimostra che Dio esiste, l'altro dimostra che Dio non esiste, cioè l'ateo sta all'interno della logica, ma la logica l'ha inventata Platone e quindi non riuscirà mai a sconfiggere il suo avversario. E quindi la morte di Dio deve essere annunciata dal folle. Allora, quando il discorso si fa difficile, voi pensate alla struttura mentale del cristianesimo, che per Nietzsche non è altro che platonismo spiegato al popolo. Quindi non vi è difficile se pensate in modo cristiano, anche se non capirete tutto quando Platone parla. Allora, come si fa a confutare Platone? Non puoi confutarlo restando nella logica che lui ha inventato, perché se io mi metto nel recinto della logica, ha già vinto Platone perché il recinto l'ha disegnato lui. E allora non posso dire che cos'è la verità, che cos'è la giustizia, che cos'è il triangolo, che cos'è la bontà, perché se mi metto in questa logica, Platone ha già vinto la partita, perché il campo l'ha inventato lui. E allora bisogna usare un altro metodo, non dire le cose che cos'è una cosa. Bisogna procedere con un'altra maniera. Bisogna procedere, dice Nietzsche, in modo genealogico, come è venuta al mondo quella certa cosa? Che bisogno c'era di quella certa cosa? Che effetti di realtà ha prodotto quella certa cosa? Lì sta la verità della cosa. Non bisogna dire che cos'è chi è Dio, che cos'è Dio, ma bisogna dire come è venuta al mondo l'idea di Dio, che bisogno c'era e che effetti di realtà ha avuto. E mi pare che di effetti di realtà Dio ne ha avuti perché l'Occidente è cresciuto nell'idea di Dio. Quindi Dio è vero, ma è vero all'interno però della logica che Platone ha fondato. E questa logica è vera? No, è una grandiosa e meravigliosa descrizione del mondo, ma non è il mondo. Questo dice Nietzsche, metodo genealogico. Come è venuta al mondo la ragione? Come è venuta al mondo la giustizia? Come è venuta al mondo? Come sono venute al mondo le cose? Nella loro genesi c'era la loro storia e c'era la loro verità. E allora Nietzsche non incomincia, il problema di Nietzsche non è di confutare a Platone, perché la confutazione avviene sempre all'interno della logica di Platone. Il problema di Nietzsche è di oltrepassare Platone. Oltrepassare Platone. E oltrepassare l'uomo vissuto nel paesaggio descritto da Platone. Per cui noi italiani abbiamo tradotto la parola Übermensch con superuomo, opportunamente sfruttato dai nazisti. Ma Uber vuol dire al di là, oltre. Vediamo che uomo nasce quando usciamo dal paesaggio di Platone, che ha determinato tutto l'intero Occidente. E allora per oltrepassare Platone bisogna incominciare a porre le domande prima della filosofia, bisogna guardare la cultura greca. E la cultura greca da che cosa è caratterizzata? Prima della filosofia cosa c'è? C'è la dimensione tragica, ci sono i tragici, ma soprattutto c'è l'atmosfera tragica del greco. E questa tragedia, come va oltrepassata?
qui Nietzsche scrive: osserva il gregge che ti pascola innanzi. Esso non sa cosa sia ieri, cosa oggi. Salta intorno, mangia, riposa, digerisce, torna a saltare. E così dall'alba al tramonto, e di giorno in giorno, legato brevemente con il suo piacere e dolore, attaccato cioè al più olo dell'istante, e perciò né triste né tediato. Il veder ciò fa male all'uomo, perché al confronto dell'animale egli si vanta della sua umanità, e tuttavia guarda con invidia la felicità di quello, già che questo soltanto egli vuole, vivere come l'animale, né tediato né fra i dolori, e lo vuole però invano, perché non lo vuole come l'animale. Perché non lo vuole come l'animale? Perché l'uomo per vivere ha bisogno di un senso, in vista della morte che è l'implosione di ogni senso. Incipit tragoedia, dice Nietzsche. L'implosione del senso che è la condizione per l'uomo di vivere. La dimensione tragica ha qui il suo perno. Per vivere ho bisogno di costruire un senso in vista della morte che è l'implosione di ogni senso. Questo motivo è il motivo conduttore di tutta la cultura occidentale. Anche oggi chi viene in analisi mi chiede qual è il senso della mia vita. Irreperibile questo senso. Sartre dice: di fronte alla morte, aver guidato popoli o essersi ubriacati in solitudine, c'est la même chose, è la stessa cosa. Remida, un bel giorno, ci descrive Nietzsche nella Nascita della tragedia, incontra Sileno, il satiro, mezzo uomo e mezzo caprone, che riproduce la definizione l'uomo animale ragionevole, e chiede a Sileno: dimmi Sileno, qual è la cosa migliore che posso fare per essere felice? Sileno lo guarda e dice: stirpe miserabile ed effimera, riferito all'umanità, stirpe miserabile ed effimera, figlia del caso e della pena. Nasci per caso, la prima cosa che fai è piangi. Perché mi costringi a dire cose che per te sarebbe vantaggiosissimo non sapere? Questa mancanza di senso. Meglio per te non essere nato, e la cosa migliore che ti posso augurare è di morire presto, per non assistere a questa eterna contraddizione che è la tragicità dell'esistenza. Nietzsche dice che i greci sono stati il popolo più forte della terra perché ha avuto il coraggio di guardare in faccia il dolore. Senza cieche speranze. Quando per esempio Prometeo, il coro chiede a Prometeo: tu, tra le varie promesse che hai fatto agli uomini, oltre al dono del fuoco, della tecnica, alla capacità del calcolo, non è che gli hai promesso qualcosa di più, alludendo a una sopravvivenza ultraterrena? Prometeo fa: sì, ho dato loro, tu flas el pidas, cieche speranze. E allora il coro: bene ha fatto Zeus a incatenarti alla roccia perché hai ingannato i mortali. I greci prendono sul serio la morte, a differenza dei cristiani, che non è che ci credono tanto, perché dopo questa vita suppongono che ce ne sia un'altra. E chi gli ha detto che ce n'è un'altra? Platone. Platone l'ha detto.